Dottoressa, i ragazzi non partecipano a iniziative come queste per la prima volta. Come recepiscono queste iniziative? È la terza volta che riproponiamo questo progetto all'interno dell'ambito territoriale di Cerignola e quindi nelle scuole comprendenti i 5 reali siti, ed è un progetto che vede la messa in gioco dei propri sentimenti, quindi non è facilissimo per loro raccontare le difficoltà. Spesso ci introduciamo in un clima quasi di omertà dove è difficile relazionarsi e raccontare ciò che ferisce, e quindi il nostro progetto ogni volta si riadatta a quello che noi scopriamo, quali sono le loro necessità. Ad esempio, questa volta abbiamo introdotto dei tutor molto giovani all'interno del progetto che potranno instaurare un livello di relazione quasi alla pari, quindi facilitando la conversazione e il racconto di ciò che fa male. Non è semplicissimo, ma ci proviamo introducendo dei tutor alla pari, giovanissimi come loro. Il fatto che voi stiate tentando di costruire una rete che coinvolga genitori, docenti, istituzioni per contrastare il bullismo, non è la prima volta che si tenta di fare cose del genere in questo territorio. Quanto è difficile? È difficile, però devo dire che abbiamo avuto ottimi risultati anche nella scorsa edizione, perché siamo riusciti a stilare un protocollo d'intesa con le scuole, con i genitori e con un mediatore legale, e quindi creare rete sì è difficile, ci vuole la partecipazione reale anche da parte dei genitori, perché altrimenti non riusciremo ad avere un risultato ottimale, quindi è quella la chiave vincente poi per far sì che il progetto funzioni realmente. Thank you.